Sindaco, gli enti locali dovranno far fronte a tassazioni locali, minori trasferimenti dallo Stato e soprattutto confrontarsi con le nuove povertà. Sì, parto all'ultimo degli argomenti che mi sollecita, che è una delle vere questioni, cioè l'aspetto del sociale, le difficoltà. Noi anche nel 2013, non l'ho citato, abbiamo aumentato la spesa per il sociale anche attraverso nuove iniziative e nuove risposte. Va detto peraltro che i comuni non sono in grado di far fronte all'intero quadro di crisi sociale. A questo proposito, noi per esempio stiamo cercando di affinare le risposte, cercando naturalmente di andare incontro a quelle che hanno maggiori difficoltà. Noi per esempio siamo il primo capoluogo della regione Marche in termini di spesa per quanto concerne sostegno agli affitti. Purtroppo c'è una situazione complicata, c'è una situazione che soprattutto non dà certezze e possibilità di pianificare. Come dire, la speranza, al di là del manifestare il piagnisteo, che peraltro a me non piace, è che il 2014 possa portare una chiarificazione e soprattutto la possibilità per i comuni di avere un minimo di orizzonte per pianificare, scegliere quali tariffe applicare e via dicendo. Allora, chiudiamo con una battuta in chiave politica, visto che lei si è collegato appunto a questo aspetto. Questo è l'ultimo anno di amministrazione intera, appunto il 2014, visto che Macerata sarà chiamata alle urne nel 2015. Questi mal di pancia che ci trasciniamo un po' dietro da diversi mesi passeranno nel 2014 o qualcuno troverà qualche altro pretesto per mettere in fibrillazione l'attuale maggioranza? Credo che non dobbiamo curarci delle polemiche, andare avanti con serenità. Io sono abbastanza fiducioso che nel 2015 la coalizione, non dico Romano Carancini, perché ad oggi non c'è questa disponibilità ancora a ripresentarmi, e quindi insomma il centro-sinistra, questa alleanza tra le tante difficoltà potrà presentarsi, lo dico e lo ripeto, guardando negli occhi i propri elettori e dicendo che Macerata in questi 5 anni ha fatto grandissimi passi in avanti sotto tutti i punti di vista.